Buongiorno a tutti, noi siamo le ragazze del BookBlog e stiamo intervistando Pietro Del Soldà che ha presentato nell'ambito del Salone Extra il suo libro sulle ali degli amici che è uscito in concomitanza con l'inizio del lockdown. E in questo libro lui analizza i rapporti d'amicizia oggi nella nostra contemporaneità e nel passato. E quindi volevamo porle alcune domande sull'amicizia e sull'amore ai tempi del coronavirus. Buongiorno, grazie dell'invito. Lei ha parlato e ha citato il libro che ha presentato l'anno scorso, Non solo cose d'amore. Nella presentazione del libro lei parlava di uomini scissi e il rischio che gli uomini diventino appunto scissi e creino una società scissa, divisa e separata. Allora volevamo chiederle cosa lei pensa, se lei pensa che questa nuova modalità di contatto sociale, che è poi virtuale, per un animale sociale che poi alla fine è l'uomo, possa rischiare di creare una società divisa, scissa e sconnessa, se vogliamo, in qualche modo. Allora, sì, io nel libro che hai avuto la gentilezza di citare, anche perché lo presentai tra l'altro anche da voi a Ferrara nell'ambito del Festival Internazionale, con una vera e propria messa in scena teatrale con la quale mi avete davvero sorpreso, dando corpo ai personaggi dei dialoghi di Platone che erano al centro di quel libro, introducevo una nozione, un'idea di essere umano che ritorna anche dentro il libro, non solo sulle ali degli amici, una filosofia dell'incontro che appunto è uscito proprio nel giorno in cui sono state chiuse le librerie per il 12 marzo. Adesso le librerie sono riaperte per fortuna, anche se per il settore del libro è un periodo durissimo, poca gente va in libreria, no, ci sono sempre meno soldi per comprare i libri, sarà dura. Ma insomma, quell'idea ritorna nel senso che mi sembra abbastanza evidente come la vita di tutti noi all'interno di una società fortemente, appunto, individualizzata, dove ciascuno è spinto a realizzare se stesso e a perseguire, la propria felicità secondo una linea di un percorso solitario, individuale, spesso anche in competizione con gli altri. Qualcuno ha chiamato la nostra società la società della performance, e dove gli altri sono o dei concorrenti, dei competitor in questa corsa solitaria, oppure sono pubblico, no? Come spesso accade soprattutto sui social network, persone che dovrebbero approvare, magari con un like, la nostra immagine che si riflette attraverso i vari social network, ma in realtà la cosa si ripropone anche offline, nella vita fisica, nella vita reale, a scuola, al lavoro. C'è sempre quest'idea di un'esibizione di sé che non è una vera e propria apertura. Ebbene, questa cosa effettivamente crea un uomo scisso, nel senso che tutti noi tendiamo a essere come divisi in due tra il volto che di noi stessi offriamo agli altri all'interno di questa società della performance, per l'appunto, e quello che rimane all'oscuro, nascosto, un po' dietro, come se appunto ci fosse una zona d'ombra, dove noi teniamo al riparo dallo sguardo esterno i nostri desideri, le nostre inclinazioni, molte nostre idee anche. Qual è il problema? È che così vivendo ci impediamo di vivere fino in fondo l'esperienza dell'amicizia, che è la parola al centro di questo mio libro, che fa dunque un passo in più rispetto a non solo di cose d'amore, perché prova a proporre un diverso modo di stare al mondo, ricomponendo in qualche modo quella scissione che ci caratterizza e che è un gran bel problema per la nostra felicità. L'amicizia da vivere non come siamo abituati a pensarla noi, ma come appunto un'esperienza diversa, più radicale. Magari lo spieghiamo adesso, con altre vostre domande ci entreremo dentro, proprio per andare oltre quell'idea di uomo scisso alla quale siamo inevitabilmente tutti più o meno destinati, ma ci si può reagire. Ok, grazie mille. Quindi a proposito appunto dell'amicizia, diciamo, ai tempi della quarantena e insomma di questa separazione forzata dagli affetti, perché gli amici non sono stati inseriti nella categoria degli affetti stabili, dei congiunti, insomma, che abbiamo potuto andare a trovare quando le misure di lockdown sono state un po' allentate? Perché c'è stata questa separazione tra parenti, fidanzati e gli amici, quando in realtà l'amicizia ricopre un ruolo così fondamentale nelle nostre relazioni.
Io ho trovato questo episodio molto interessante, proprio tra l'altro appunto, che in qualche modo ha reso attuale il mio libro, nel senso che quella decisione, tra l'altro è durata poco tempo, adesso soprattutto da lunedì prossimo, gli amici, anche se in maniera non numerosa, si possono finalmente incontrare, però quella distinzione per cui no, era permesso andare da un cugino di terzo grado, che magari non sappiamo nemmeno come si chiama, e non da un amico, era, a mio modo di vedere, una spia di un problema più grande. E qual è questo problema più grande? Il fatto che l'amicizia è un sentimento e un'esperienza svalutata nella nostra società, come se contasse di meno rispetto ai legami di sangue, ai legami familiari. Certo, immagino che quel provvedimento sia stato preso anche perché altrimenti tutti sono amici e allora voleva dire liberi tutti, no? Bisognava dare un criterio. Ma io non entrerei troppo nel merito di quella misura governativa, quanto proprio su ciò che essa rappresenta come appunto spia, punta di un iceberg, cioè l'idea che l'amicizia conti un po' meno perché è qualcosa di meno stabile, meno solido, e appunto invece i rapporti che contano sono quelli stabili, solidi. Uno rimane sempre il mio cugino, anche se non lo sopporto e non gli parlo per anni, no? L'amico invece chiaramente se non ci parlo più, se non mi piace più, smette di esserlo. L'amicizia è di per sé instabile, se vogliamo non solida ma forse liquida, chi lo sa, destinata a sfuggirci dalle mani, difficile da afferrare, da definire, ma non per questo è meno importante, anzi secondo me lo è ancora di più. E non si tratta di fare a gara con i cugini o con i parenti per dire sul terreno della stabilità e della solidità, sta da un'altra parte l'importanza dell'amico. Non perché è stabile o solido, ma perché mi offre la possibilità di vivere fino in fondo quello che io sono, le passioni che ho dentro, la mia vera natura, come dire, e che altre relazioni non mi consentono di portare alla luce. L'amicizia è in qualche modo anche un superamento delle regole, delle gerarchie, delle identità e dei vari ruoli che nella nostra giornata dobbiamo ricoprire. È un'esperienza di libertà. È anarchica l'amicizia, non ci sono potenti, non c'è uno che sta sopra e uno che sta sotto nel rapporto di amicizia, libertà che è anarchico per sua natura, ma proprio per questo, badate, è fondamentale anche per la vita politica, perché dovrebbe essere questo in realtà il legame che unisce anche i cittadini all'insegna di una uguaglianza che non significa livellare le differenze, anzi l'amicizia le fa venire fuori tutte le differenze tra di noi. Io capisco chi sono e quindi tiro fuori anche tutte le mie caratteristiche personali proprio nel rapporto con l'amico, quindi l'amico anzi mi fa diventare più diverso di prima. I due amici più si conoscono, più si uniscono e più diventano diversi in realtà l'uno dall'altro, perché l'amicizia non è omologazione, è il venire fuori delle nostre peculiarità, quindi è fondamentale. E tutto questo è in capo a qualcosa che non può essere disciplinato per legge, per regola, no? Quindi non ci va un amico di primo grado, di terzo grado, e non è stabile e solido, anzi a volte l'amico ci destabilizza, no? Mette un po' in questione tutte le nostre certezze, le nostre regole di vita. L'amico bello, l'incontro bello è quello che un po' mi scuote, mi destabilizza davvero. Quindi capite che non è che si tratta di fare la gara dicendo no, l'amico è più solido, il legame è più solido che quello con un congiunto, col nonno, lo zio. E il punto è che l'amicizia è un'altra cosa, difficilmente individuabile, disciplinabile da dei provvedimenti governativi, ma dal mio modo di vedere ancora più importante per la nostra ricerca della felicità. Volevo chiederle, secondo lei, si può ridare valore a un sentimento forte e essenziale come l'amicizia in una società che si va sempre più verso l'esaltazione dell'individualismo e dell'affermazione del singolo, che è poi la società di oggi? Sì, io penso proprio di sì, che si possa fare, anzi che si debba fare, che sia proprio quello di cui abbiamo disperatamente bisogno tutti quanti. E questo libro vuole essere un piccolo contributo per diventare tutti più consapevoli di questo bisogno, quindi di rimettere al centro questo tipo di rapporti che non sono utili, l'amicizia non è utilitaristica, non mi serve. Mentre invece la società individualistica di cui dici tu tende sempre a ridurre i rapporti a una dimensione strumentale, allaccio il rapporto con X perché mi servirà nella carriera, anche nella vita sentimentale, no? Divento amico di quello perché è amico di quell'altra che mi piace, cose di questo genere. E in realtà la strumentalità è qualcosa che esula completamente dalla dimensione dell'amicizia.
E ne abbiamo assolutamente bisogno, quindi non solo io credo che si possa, ma che sia una delle sfide più importanti che ci troviamo di fronte, proprio perché la nostra società è fatta così. Bene, quindi arriviamo all'ultima domanda, ritornando un po' all'altro libro, non solo il caso d'amore. Come si rimane umani, connessi in questa situazione, insomma, di divisione, di separazione, di isolamento anche volendo, anche da un punto di vista delle relazioni amorose, di amicizia, familiari? È una bella domanda. Se rimane umani, forse approfittando di questo periodo di solitudine, insomma, di mancanza della socialità normale, non si va a scuola, non si va all'università, molti non vanno al lavoro, quindi, non ci sono più quegli eventi di aggregazione, le feste, le uscite con gli amici, i viaggi insieme. Una privazione pazzesca, diciamo, accanto a quella economica e ovviamente anche dopo quella sanitaria, quella che stiamo vivendo tutti noi. E si rimane umani cercando perlomeno di approfittare della mancanza degli amici, soprattutto per ricordarci quanto sono preziosi. Facciamo tesoro di questo periodo per ricordarci che quello che vivevamo prima, magari anche in modo un po' scontato, no? Come c'è, quindi no, non me ne rallegro perché tanto queste cose ci sono comunque. Invece no, abbiamo scoperto che possono non esserci, che le feste con gli amici, gli incontri di persone nuove, i viaggi insieme, le esperienze all'estero, queste cose che sono vitali e fondamentali, un festival culturale come quello internazionale a Ferrara dove presentiamo l'altro libro, no? Tutte queste cose, quando non ci sono ci rendiamo conto che sono tanto tanto importanti, sono leggere, impalpabili, sfuggono dalle mani, però sono decisive per la nostra felicità, quindi quando ritorneremo a viverle, magari aggiungiamoci quell'elemento di consapevolezza in più. Sappiamo che possono non esserci, quindi forse, questo è un mio auspicio, ne apprezzeremo il valore. Insomma, questa è la mia idea e per questo spero che anche le parole che ho messo in questo mio libro sulle ali degli amici servano dopo, perché forse io per esempio lì parlo del rapporto tra l'amicizia e la bellezza, no? Dico che l'esperienza dell'amicizia è qualcosa di simile all'esperienza della bellezza, perché come spiega Socrate, che è uno dei protagonisti di questo libro, accanto a Aristotele, a Montaigne ed altri, dice che la bellezza ci mette le ali, no? Ci porta oltre le brutture del mondo, la noia, le angosce, anche se non ci fa proprio spiccare il volo, è più complicata l'immagine che usa Platone, ci mette le ali facendo rimanere a terra, come una sorta di condizione ambivalente, umani con le ali. Beh, qualcosa del genere accade anche con l'amicizia, come per esempio io dico nell'ultimo capitolo del libro, dove parlo delle avventure di alcuni personaggi bellissimi, in particolare di un marinaio che è il protagonista delle opere di Alvaro Mutis, uno scrittore sudamericano, che è stato anche un mio amico. E questo signore, detto Macroll, se ne va in giro per il mondo facendo delle avventure spesso disastrose, a bordo di navi, di avventurieri, cargo, e fa delle cose anche spesso ai confini della legalità. Ma una cosa bellissima è che prima di partire per una nuova avventura con due suoi amici, i suoi più intimi amici con i quali si incontra ogni tanto, vanno in giro per il mondo da soli, navi, altre avventure. Poi ogni tanto si incrociano in qualche porto, iniziano un'avventura e quando l'avventura con gli amici sta per iniziare, sentono dentro di sé un vibrar d'ali. Beh, e questo vibrar d'ali a me mi ha richiamato le ali che vibrano di Socrate, un testo scritto più 2500 anni prima. E ho creato una specie di connessione tra Platone e i romanzi di Alvaro Mutis con questo marinaio Macroll che è il protagonista. Queste immagini teniamole come un tesoro utile per dopo. Pensiamo che gli amici hanno questa funzione fondamentale di farci spuntare le ali per superare la bruttezza del mondo. Grazie mille, quindi noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e insomma, speriamo di poter organizzare un altro incontro in un'altra. Grazie a voi ragazzi, mi ha fatto molto piacere. A Ferrara, dal vivo. Ciao.